Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a parlare insieme di quella che è l'SBC di Kanté Flashback. Uscito proprio ieri, ve l'ho testato, ne ho evidenziato quali sono i punti di forza e i punti deboli e soprattutto, come al solito, a fine video poi trovate anche un confronto con quelli che sono giocatori che possono essere suoi competitor, ma soprattutto giocatori che invece fanno molto bene il partner nel reparto di centrocampo. Partiamo innanzitutto dal prezzo. Infatti questa sfida qui richiede 5 rose e il costo totale è più o meno di 600.000 crediti. È la seconda sfida più economica uscita durante il periodo Toti, seconda appunto solo alla Morgan, che costava invece più o meno proprio mezzo milione. Viene richiesta una sfida 85 con IF, due sfide 86 di cui una con IF, una sfida 87 e una sfida 88. Andiamoci a vedere adesso però di che giocatore stiamo parlando. Parliamo infatti del solito Kanté, ovviamente alto 1,68 m, quindi quasi 1,70 m. Normale alto il suo work rate, 2 stelle skill e 3 di piede debole. Per quanto riguarda invece il piede preferito è il destro, il tipo di corsa è l'esplosivo controllato. I dettagli per quanto riguarda le ibridabilità della posizione sono del CDC come partenza e il CC come alternativo. Ovviamente quello che di Kanté va a essere penalizzata è l'intesa per quanto riguarda il campionato, perché è vero che è francese, è vero che comunque adesso abbiamo tante icone nelle squadre e sappiamo che quest'anno le icone danno anche un +1 a tutti i campionati, però lui pur sempre è un giocatore del campionato arabo, quindi non è proprio il più semplicissimo da piazzare all'interno delle nostre squadre. Per quanto riguarda le statistiche invece abbiamo un 92 di accelerazione e un 81 di velocità scatto. Che cosa significa questo? Significa che andandolo ad abbinare a quello che è lo stile di corsa esplosivo di questo giocatore andiamo ad controllare molto più l'accelerazione, perché la velocità scatto, quando il giocatore quindi deve andare effettivamente ad allungare la falcata, conta molto meno. Infatti questo Kanté nel primo passo risulta bruciante, però poi quando si tratta di dover condurre il pallone magari tende a farsi recuperare da avversari più fisici. Per quanto riguarda il tiro, ovviamente 70 è la statistica nella quale pecca maggiormente e sta totalmente rovinato. Con questo non gli potete fare niente, timed eccetera, e soprattutto dalla distanza scordatevelo, dentro l'area di rigore magari ogni tanto con i timed, se sta proprio dentro la porta ci segna, ma lasciate perdere perché tanto non è il suo ruolo. Per quanto riguarda i passaggi, abbiamo un 80 di parametro complessivo che però è fortemente penalizzato dalla precisione punizioni che è 54 e dall'effetto che anche qui è 54, perché poi comunque abbiamo un discreto 84 di visione, un 88 di passaggio corto e un 81 di passaggio lungo. E considerato che dovrebbe fare questa carta ovviamente il mediano, i passaggi che andiamo a fare maggiormente sono i passaggi con la X, perché non è che ci inventiamo chissà che cosa con Kanté. E i passaggi con la X, con quell'88 Kanté non li fa malissimo. Il problema però in questo caso qual è? Che avendo 3 di piede debole ed essendo questo un gioco dove sappiamo bene la pressione che c'è a centrocampo, e allora però succede spesso che quando ce la portiamo sul sinistro la palla, e allora questo Kanté fa un po' fatica. Per quanto riguarda le stats di dribbling abbiamo 82 di agilità, 97 di equilibrio, 93 di reattività e 88 di freddezza unito a un 84 di controllo palla e a un 82 di dribbling. In questo caso a noi che cosa interessa in fase difensiva? Interessa tanto la reattività, perché la reattività è quella statistica che ci permette di poter muovere Mbappé molto bene con l'L2 R1, quindi quando andiamo a temporeggiare rapidamente il classico affronta. E questo Kanté ovviamente lo fa alla grandissima, perché lo conosciamo bene, Kanté è il classico che si mette a ringhiare su tutte quante le linee di passaggio e si fa trovare pronto. Quello che però va a penalizzare tanto questa carta qui è l'82 di agilità quando Kanté si ritrova in possesso palla, perché nonostante essendo giocatore piccolino fa un po' fatica nei cosiddetti micromovimenti che soprattutto in mezzo al campo sono importantissimi per cercare di eludere la pressione avversaria. Quindi questo mi ha lasciato un pochino perplesso onestamente, perché di Kanté, se parliamo della versione flashback, io nella memoria, se non erro, il Toti di FIFA 20, che era letteralmente un demone, che io giocavo titolare e ci segnavo anche con quel Kanté, era veramente qualcosa di incredibile. Poi per quanto riguarda le statistiche di difesa, anche qua abbiamo un 91 che dovrebbe essere più alto ma è penalizzato da un 58 di precisione di testa, però abbiamo poi un 94 di intercetto, un 94 di lettura, un 96 di contrasto e un 91 di scivolata. Andiamo per gradi, perché questo Kanté per quanto riguarda le intercettazioni è una via di mezzo. Che cosa significa una via di mezzo? Le linee di passaggio le esplora bene, perché grazie anche al suo work rate normale alto non tende a strafare, però si fa trovare sempre in posizione. Sotto questo profilo qui risulta abbastanza automatico.
Quello che però ovviamente non risulta automatico è l'intercetto, perché essendo un giocatore di 1,68 m, alle volte vorrebbe arrivare su alcuni palloni, ma banalmente non può. Lì dove magari dei compagni di squadra meno blasonati e meno esperti in quel fondamentale, però riescono ad arrivare perché hanno 10, 15, 20 centimetri in più. Quindi quel parametro 94 di intercettazione rende tanto, ma dal momento in cui Kanté è piazzato perfettamente sulla linea e non che si trova magari leggermente sfalsato. La lettura difensiva, vi dicevo, lo rende molto automatico, si mette molto a rompere le scatole anche quando si tratta di dover indietreggiare dentro l'area di rigore, si fa trovare sempre lì in posizione. Nei contrasti è veramente tanto preciso, nei contrasti soprattutto in piedi riesce a recuperare anche contro avversari più fisici, visto che lui c'ha il baricentro basso e ha comunque 97 di equilibrio, mentre per quanto riguarda la scivolata non sono un amante delle scivolate a centrocampo, ma comunque dovrebbe farle discretamente bene. Per quanto riguarda il fisico invece abbiamo 94 di aggressività, che è veramente tantissima roba, 88 di resistenza che si abbina al playstyle plus della batteria e non lo fanno stancare mai, pecca chiaramente leggermente nella forza e nell'elevazione. Quello che noi andiamo a fare quindi in questo caso a Mbappé è andare ad applicare una ancoretta per andare a boostare ulteriormente sia forza che aggressività. Per i playstyle mi dispiace che questo Kanté non abbia questo playstyle qui, perché sarebbe valso molto di più in termini di intercetto. Molto bene però il gioco d'anticipo e anche qui la scivolata, il razzetto da una mano palla al piede, però ripeto, quando comunque deve allungare essendo un explosive non è che si sente più di tanto, e della batteria abbiamo parlato. Non ci interessa minimamente che non abbia statistiche di controllo palla, poteva tornare comodo magari la prova di pressing, non ci interessa che non abbia statistiche di passaggio perché chiaramente non fa il trequartista, e non ci interessa neanche che non abbia statistiche di tiro. Quindi al momento, se io vi devo dare delle considerazioni finali su questo Kanté, diciamo che mi è piaciuto chiaramente, però credo che a 600k è un prezzo un tantinello esagerato, quando per esempio con 200k scarsi in più vi prendete Bruno Fernandes, che è più ibridabile, e 10 cm in più, anzi fai quasi 20, difende molto bene come vi ho fatto vedere nella review, in più è anche molto tecnico perché fa benissimo entrambe le fasi, e vi ritrovate un giocatore che è molto più versatile rispetto a questo Kanté, che è monotematico, che può giocare solamente davanti alla difesa, accoppiato tra l'altro un altro giocatore, visto che è molto piccolino e da solo fa ben poco. Qui invece vi ho raggruppato tutta una serie di giocatori che già so, magari a voi potrebbe venire lo sfizio di dire: ma te, ma Kanté o la Sawa, Kanté o Bruno Fernandes, ma insieme alla Kanté ci posso mettere la Sawa, insieme a Kanté ci posso mettere Bruno Fernandes? Parliamone. Come avete visto dalle clip, io ho giocato Bruno Fernandes con Kanté e tante volte capitava che Bruno Fernandes andava a mettere delle pezze dove Kanté purtroppo con i suoi centimetri non riusciva ad arrivare. Li ho giocati prettamente in un 4-4-2, visto che vi ripeto serve la coppia vicino a Kanté, e diciamo che in quel caso lì si andavano a complementare abbastanza bene, perché comunque Bruno è un giocatore di 1,80 m, motivo per il quale si andrebbe a complementare ovviamente bene con un giocatore come Gullit. Mentre per quanto riguarda giocatori come ad esempio Joe Ellington, se voglio toccare una fascia molto bassa, e Vieira se voglio toccare una fascia molto alta, sono suoi competitor, perché è vero che comunque hanno dei body type completamente differenti, ma la posizione che andrebbero a occupare è quella, perché per quanto riguarda il ruolo di mediano più difensivo, Joe Ellington ovviamente è un mediano difensivo, Vieira è un mediano difensivo. Su Vieira non vi sto neanche a fare il paragone, ovviamente, perché Vieira vince su tutto. Però per esempio io tra un Kanté che costa 600.000 crediti e un Joe Ellington che ha questa versione d'uno qui, che è alto alto tra l'altro, ed è un 3-3, quindi anche leggermente più completo se vogliamo, io onestamente per 10-15.000 crediti mi vado a prendere tutta la vita a Joe Ellington, che lo ibridiamo facile essendo brasiliano di Premier. Per quanto riguarda invece la bomba di La Sawa, possono essere altri due giocatori che a voi viene l'idea di dire: ma io posso mettere Kanté che difende con la Sawa, che magari difende meno, con la Bombati che difende meno, con la Putellas che difende meno, eccetera? La risposta secondo me è assolutamente no, perché ripeto, vicino a un giocatore come Kanté abbiamo bisogno di fisicità, perché è vero che Kanté deve difendere, però Kanté alle volte per colpa del suo body type non riesce a fare tutto, e quindi è bene che comunque ci sia a fianco un giocatore che fa bene entrambe le fasi, però appunto sia dotato di centimetri, perché altrimenti avete un centrocampo troppo debole. Per cui accoppiato alla Sawa che è 1,65 m direi proprio di no, accoppiato alla Bombati che è 1,61 m direi proprio di no, alla Putellas che è proprio super full offensiva e diciamo in difesa da zero mano assolutamente no,
a giocatori quindi di questo tipo eviterei anche allo stesso Zidane. Zidane magari ancora un po' di body type in più ce l'ha, anche lo stesso De Jong che è un po' stile Bruno. Però per quanto riguarda invece giocatrici e giocatori piccolini che sono più votati all'attacco, anche la mezzala adattata, sinceramente questo Kanté eviterei. Così come eviterei di metterlo magari centrale in un 4-3-2-1, in un rombo, ripeto, dove lo andate ad isolare questo Kanté tende a soffrire. Ripeto, se gli affiancate un calciatore vicino un po' più fisico lo fate rendere al meglio, altrimenti va in sofferenza. Però, ripeto, onestamente, come vi dicevo anche a fine del recap statistico, piuttosto che spendere tutti questi soldi ad oggi, vado su altre opzioni più economiche e scambiabili. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di Kanté e soprattutto se lo andrete a sbloccare o se lo avete già sbloccato. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un saluto dai vostri Beroschi e a presto.